E proprio per questo oggi in collegamento con noi c'è David Guazzoni di Fondazione di Comunità Milano, appunto per parlare del progetto Youth Bank. Grazie mille David per essersi collegato. Grazie a voi, in realtà sono i codici perché è una cooperativa sociale che sta affiancando la Fondazione di Comunità nella realizzazione di questo progetto. Perfetto, allora le chiedo appunto di presentarci il progetto Youth Bank, come è nato e quali sono i fini, ecco. Allora, il progetto Youth Bank si ispira ad un primo progetto che esiste da una quindicina d'anni, che è un progetto irlandese. È stato poi importato in Italia nell'ultimo decennio, prima in alcune province lombarde, a Como per l'esattezza, è stato uno dei primi territori che l'ha sperimentato, e poi Fondazione Comunità di Milano ha deciso di provare a proporlo anche nei suoi territori. Quindi il primo bando, quello che lei raccontava, è quello che è uscito a settembre dello scorso anno, e diciamo che interessa il sud-est della città metropolitana di Milano. Sì. Ed è un progetto, cioè la prima parte, come giustamente ricordava lei, è servita per selezionare ragazzi e ragazze che volessero fare i banker, cioè ragazzi e ragazze che volessero ragionare sulla creazione di un bando che potesse dare la possibilità a giovani come loro poi di presentare dei progetti. Quindi la prima fase è quella di trovare un gruppo di persone che giovani che ragionano su quali sono le priorità del loro territorio e costruiscono un bando. Il bando è uscito qualche giorno prima di Natale, è online, si trova sul sito della Fondazione di Comunità di Milano, e a partire dal 23 di dicembre fino al 28 aprile rimane aperto e si aspetta, come dire, che arrivino le proposte progettuali di ragazzi e ragazze che sono di quel territorio, quindi del sud-est milanese. Nel bando sono spiegati i comuni dove devono risiedere o che devono frequentare, sono richieste alcune, diciamo, il bando si occupa di alcuni temi in particolare e ha poi anche alcune richieste, cioè il bando favorisce la partecipazione dei giovani, l'intervento rispetto al territorio, alla questione ambientale, e quindi alla trasformazione del territorio, all'educazione ambientale e interventi negli spazi pubblici, e cerca di favorire anche la massima accessibilità di ragazzi e ragazze a iniziative a loro rivolte. Chi ha dei progetti da presentare lo può fare, però non può farlo in forma singola, deve trovare un'organizzazione a cui appoggiarsi, quindi un'associazione, una cooperativa, un'organizzazione di volontariato che faccia da tramite, perché queste sono le richieste che Fondazione sempre ha quando emette i suoi bandi. Il bando sta anche circolando in questo momento, quindi i ragazzi, i banker stanno facendo degli incontri comune per comune, e ci sono anche poi disponibili materiali informativi che si trovano nei territori, ci sono dei volantini, dei manifesti, perché pian piano si sta diffondendo la notizia, la possibilità di presentare questo tipo di progetti. Guazzoni, è stato chiarissimo, quindi ricordiamo il 28 aprile, giusto? Scade? Perfetto. Sì, 28 aprile. Perfetto, allora la ringrazio tanto per essere intervenuto nel nostro telegiornale, e cerchiamo sempre di fare da cassa di risonanza per situazioni, diciamo, che incentivano la partecipazione giovanile, quindi perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.